Festa d'estate al coperto alla casa protetta Rossi Sidoli di Compiano. Pur non potendo utilizzare lo splendido giardino per le avverse condizioni atmosferiche, l'evento è comunque riuscito benissimo. Perché vai in giro per il mondo? Se ti fermassi solo un momento, ti accorgeresti che c'è qualcuno. Nemmeno il maltempo ha fermato la festa d'estate presso la casa protetta Rossi Sidoli di Compiano. Grazie agli ampi spazi interni di cui questa struttura, gestita dall'azienda comprensoriale per i servizi alla persona, è dotata, l'evento, inizialmente programmato nel parco antistante l'edificio, ha avuto ugualmente luogo e gli anziani ospiti hanno potuto trascorrere un piacevole pomeriggio in compagnia dei loro parenti. Siamo riusciti, nonostante il tempo, a mantenere lo spirito della festa dell'estate, quindi anche senza sole, in gioia ed allegria con gli ospiti e soprattutto con i familiari degli ospiti siamo riusciti a trascorrere qualche ora in lieta e siamo particolarmente felici. Ringrazio tutto il personale che come al solito ci ha accompagnato seguendo appunto anche il clima bizzarro di questa stagione. La manifestazione ha anche consentito ad amministratori che si sono insediati recentemente dopo le elezioni comunali del maggio scorso di prendere contatto con la struttura apprezzandone la qualità del servizio offerto. La qualità del servizio credo sia testimoniata sia dai numeri e sia dalle provenienze di cui mi riferiva la presidente di ASP. Il fatto che arrivino ospiti anche da molto lontano dalla città testimonia da sé la qualità del servizio e quindi mi sembra che i familiari e gli ospiti trasmettano emozioni positive, quindi è un'ottima situazione, credo. Giudizio condiviso anche dal neoparlamentare Giuseppe Romanini, che ha confermato quanto già espresso qualche mese fa dai suoi colleghi Patrizia Maestri e Giorgio Pagliari. Che da una struttura nata oltre un secolo fa abbiamo, e si può apprezzare, innovazione, ricerca di nuove opportunità e ne fanno un punto d'eccellenza della nostra provincia. Questo lo posso testimoniare e ancora una volta dico sono grato di questo invito, della partecipazione a questa festa che solo per problemi meteorologici non si è potuta fare fuori come forse era il caso. Sono sicuramente in molti a ricordarsi della Stop Band, il complesso musicale dell'Istituto Zappafermi, vincitore del concorso nazionale di Spoleto. A distanza di anni, i componenti dello storico gruppo si sono riuniti per alcuni concerti in Valtaro. La Stop Band è di nuovo insieme e dopo aver dato spettacolo a Bedonia in occasione delle Notti Rosa tornerà nuovamente ad esibirsi lunedì sera a Borgotaro nell'ambito della rassegna Sere d'Estate. Nata sul finire degli anni 90 come gruppo musicale dell'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi, grazie ad una felice intuizione della professoressa Maria Giuliana Anelli, la Stop Band, in una decina di anni di attività, ha coinvolto un notevole numero di studenti delle diverse fasce d'età che nel frattempo si sono succedute. Il culmine della popolarità era stato raggiunto nel 2002, quando, dopo aver superato tutta una serie di selezioni, arrivò a partecipare alla fase finale di un concorso nazionale per gruppi musicali scolastici che ebbe luogo a Spoleto all'interno del celeberrimo Festival dei Due Mondi, manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo che si svolge annualmente nella cittadina umbra, riuscendo addirittura ad aggiudicarsi il primo posto assoluto. Ricordi qualcosa di quel periodo, Pinelli? Sì, io ricordo tutto, per fortuna. È stata un'esperienza magnifica che penso che tutti noi non scorderemo mai, perché andare giù dopo un anno di sacrifici, di prove, aver inciso un CD, che anche quello lì è stata una cosa bellissima, e andare giù e vincere il concorso di Spoleto è stato spettacolo, veramente, veramente bellissimo.
Il gruppo appunto è andato avanti poi diversi anni, chiaramente sono finite le scuole superiori, ci si è un pochino persi di vista, poi dopo ultimamente vi siete ritrovati e avete deciso di provare di nuovo a stare insieme a suonare qualcosa. Lucia. Sì, quest'autunno abbiamo deciso di fare una cena per ritrovarci tutti insieme, vedere un po' dove eravamo finiti, insomma, perché non ci si vedeva proprio da tanti anni. E abbiamo fatto questa cena alla Byte, appunto, facendo una piccola jam session quella sera, e lì ci siamo proprio caricati tantissimo, abbiamo ritrovato l'energia di una volta, abbiamo detto dai ragazzi, perché non proviamo di nuovo a suonare. E, insomma, questi sono i superstiti della Stoppo Band, quelli che hanno deciso di dedicare ancora un po' di tempo a questa cosa che è stata una bellissima esperienza per tanti anni, insomma. Daniela, tu eri, se non sbaglio, tra il primo gruppo che la professoressa Nelli aveva messo insieme. Sì, molti di noi erano nel primo gruppo, quello che ha inciso il disco e che ha vinto Spoleto. Sì. Ecco, il fatto di ritrovarvi insieme questa sera dopo diversi anni, un po' cresciuti, qualcuno è già mamma se non vado errato, no? È qualcuno a caso. Sì, no, è stato bellissimo, molto faticoso ritrovarci per le prove, perché ognuno ha i suoi impegni di lavoro, di tutto, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato il nostro groove, come dice Angelo, quindi ce l'abbiamo fatta. Ecco, Angelo, poi tanti di voi hanno fatto un pochino, diciamo, di strada per conto proprio, diversi suonano nei gruppi musicali, nelle bande di Borgotaro, di Bedogni, eccetera, altri, come ad esempio anche tu, in gruppi musicali. Ecco, quindi il fatto di avere cominciato al liceo a fare queste, al liceo, in caso l'istituto, l'istruzione superiore, a fare questo vi ha aiutato? Sì, lo Zappafermi ci ha aiutato sicuramente. In quegli anni tutti volevano suonare, c'erano tantissimi gruppi, forse un po' si è persa questa cosa qua, però all'epoca sì, bisogna dire veramente grazie alla scuola, allo Zappafermi di Borgotaro, alla prof Anelli, perché all'epoca ci mise a disposizione maestri per fare delle lezioni gratuite, avevamo una sala prove, insomma tanti anni fa abbiamo avuto i mezzi per poter creare questa, che è stata veramente una band fantastica, anche perché oltre Spoleto siamo andati per 2 anni consecutivi in Germania, poi siamo stati a Riccione, poi siamo stati in tanti posti, ci siamo divertiti veramente tanto e stasera è stato un remake fantastico. Anche se in forma saltuaria, lo storico gruppo è quindi nuovamente insieme e aspetta tutti lunedì alle 21.30 in piazzetta La Quara di Borgotaro per un'altra piacevolissima serata di musica. You gotta run now. Oh, freedom, 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 freedom. Le previsioni del tempo per domani, domenica 17 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Temperature minime stazionarie tra i 15 e i 19 gradi, massime in aumento intorno ai 25 gradi, venti deboli variabili. Prima di lasciarvi, i programmi della serata su RTA alle 20.45, un documentario della serie Epoca che Storia, alle 21.15 il programma musicale Live Television, alle 22.15 la replica del notiziario e a seguire il programma musicale Ballo che Sballo in TV condotto da Paolo Bertoli. Anche per questa sera è tutto con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Domani domenica il nostro notiziario non andrà in onda, l'appuntamento è dunque per lunedì sempre alla medesima ora. Buona serata e buon weekend a tutti!